Del Piero collegato con noi. Senti, la Costa Azzurra ti sta applaudendo come quando giocavi. Senti che spettacolo, come stai? Bene, bene, grazie innanzitutto, sono felice di vederti. Tu sei a Los Angeles, quindi ti sei alzato apposta per noi stamattina. Beh, oddio, sono le 10, quindi mi sono alzato un po' prima, di la verità. Però sì, sì, è mattina, c'è la cappa marina. Ah sì, c'è un po' di fog tipico di quella zona. Da 2 giorni c'è questa cosa qui, poi esce il sole e ti brucia perché fa 30 gradi, fa molto caldo, è un periodo molto caldo. Fa molto caldo. Quindi come va la prima domanda che ti faccio, poi parliamo subito di cose sportive perché abbiamo un sacco di argomenti da toccare, ma come va la vita in casa con i ragazzi, con Sonia? Tutto bene, i ragazzi sono a scuola online, ovviamente. Online. Quindi litighiamo per il wifi, però tutto a posto, tutto bene, sono belli presi. Io sono in realtà nella postazione di Dorotea. Ah, gli hai preso il posto? No, non è che sono sotto qui, ti faccio vedere, c'è tutti i suoi disegni, i suoi colori. Fantastico! Ha creato anche questo, con tutte le attività dentro, si sceglie un'attività e si fa. Bellissimo. È molto creativa, ma gli altri due sono età diverse, ma tutto bene. E tu sei lì da solo? Ma io no, sono in compagnia di Romina che conosci e ci siamo visti. Il primo periodo però eri praticamente da solo, perché ti vedevo fare questi post, no? No, certo. Che non parlavi, geniale. Perché sono partito da un presupposto. Tutti, sai, qui su Instagram, nelle dirette, parlano. Sì. E ho detto, magari c'è qualcuno che a casa da solo ha bisogno di parlare a lui, io li ascolto. E quindi facevo questi video dove stavo lì in silenzio ad ascoltare. Senti, io sono stato qualche mese fa, sono venuto a Los Angeles e sono stato da te, tra l'altro grazie dell'invito. Lo dico a tutti gli amici che ci seguono, Alex ha un ristorante fantastico a Los Angeles dove si va, si mangia benissimo, è sempre molto ben frequentato. Se un tifoso ha la fortuna ti incontra pure, quindi che è il massimo, no? Arrivare poi nel tuo ristorante e quindi incontrare una leggenda. Ecco, ma come vivi tu? Io ti ho visto anche in giro per Los Angeles, in America ti adorano, quindi a parte sei amico di tanti grandi campioni, di tanti sport, ma quanto è bello essere una leggenda in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi? Ma è stato quello che poi ho scoperto, no? Dopo che prima in Australia e poi negli altri posti dove sono andato, che scopro sistematicamente quando vado in vacanza, che spesso io in vacanza sono all'estero. Sì, è molto bello, nel senso che vedere tutto quello che hai fatto e che viene recepito dal tifoso, dall'appassionato in questo modo è motivo di grande soddisfazione. Quindi quello che hai fatto nella tua carriera, quello che hai fatto. Provato, oggi ho detto, aspetta, conosco la storia di Alex bene, però ci do un'occhiata. Insomma, con te ci sarebbe da parlare 8 giorni in fila e forse non bastano, perché tutto quello che hai fatto, voglio dire, solo noi juventini, quasi quanti anni? 20 anni di Juventus, o poco meno, 19 anni, con 705 partite, lo dico chi ci ascolta, 290 gol! Se ci penso mi viene male, guarda, pensare. E tra l'altro... Anche a me, se ci penso, mi viene male. Il tempo passa, no, però. Ma non è solo la mia impressione, a parte che ci sono sempre i cartelli col tuo nome allo stadium, quindi sei rimasto e rimani nel cuore di tutti noi. Ma quando si entra allo stadio, c'è sempre da guardare, ma Alex non c'è. È una mancanza enorme. Se tu hai giocato con tantissimi calciatori, allora ti dico dei nomi e tu mi dici quello che vuoi. Allora te ne dico due insieme: Vialli e Baggio, con i quali hai giocato agli inizi, credo, no? Sì, con i quali ho vinto poi il mio primo scudetto, no? Dopo 9 anni siamo riusciti a vincere di nuovo e per me, cioè, calcolo, io sono arrivato alla Juve 18enne, certo. Avere davanti, e non c'erano solo loro, perché poi c'erano altri grandissimi campioni, a partire anche da Köhler, campioni del mondo, cioè, quindi Antonio Conte, bravo, Peruzzi, compagnia bella. E però sai, Baggio e Vialli erano l'attacco della nazionale, certo. Erano, cioè,
Geniale. Quindi per me, diciottenne, approcciarmi in questo mondo, poi ci sono tanti altri ragazzi, la Di Canio, Casiraghi, Müller, parlo degli attaccanti, no? Sì, beh, Però certo. Baggio e Viali ovviamente erano le star di quella squadra, le star Senti, dell'Italia in generale. parlando di attaccanti, a un certo punto arriva anche Bobo Vieri. Sì, arriva anche Bobo e quindi è cominciata anche una fase di allegria, perché comunque è un ragazzo Beh, fantastico, Bobo. che come molti hanno conosciuto adesso, no? Però in realtà Bobo è un ragazzo molto simpatico, molto allargato, Assolutamente. giocherellone e allo stesso tempo un grandissimo professionista, quindi riusciva a alternare le due cose. E poi ce ne sono stati tanti, voglio dire, No, ma 19 adesso ti anni. dico un nome perché io ho avuto la fortuna, tu mi hai invitato a giocare a quella partita fantastica a Torino dove c'erano ex giocatori, hai voluto qualche amico e io sono onorato di essere considerato uno dei tuoi amici juventini e ho giocato in mezzo, pensate amici, a questo signore che ho qua giù, ad Alex e a Zinedine Zidane. Io vorrei che tu mi parlassi, quando sei entrato in campo, hai cominciato ad allenarti con Zidane, cosa hai provato? Ma guarda, Zizou è arrivato, è un ragazzo taciturno, quindi sai, non è che è uno che arriva e faccio tutto io, anzi è molto, molto umile e si è inserito molto bene nel nostro gruppo. Ha avuto un momento così così all'inizio, però poi si è rivelato quello che si è rivelato. Penso che con la Juve lui sia ulteriormente cresciuto, cioè le qualità già ce l'aveva, però si è Certo. cresciuto sotto molti aspetti, come lui anche ha ricordato in tante occasioni. Quindi sono stati 5 anni meravigliosi, dove abbiamo vinto tanto, potevamo vincere qualcosina in più, probabilmente, ma dal punto di vista ovviamente del gioco, del piacere, del gioco puro, della tecnica, di quello che lui ha fatto, è stato incredibile. Poi lo ha fatto altrettanto bene al Real Madrid. E in nazionale, però, è stato veramente una chicca, un Certo, grande modo di allenatore giocare anche. diverso. Eh sì, perché Certo. quello che poi Senti, ma i risultati contano. parlando di grandi uomini, ma anche molto simpatici, perché in qualche momento vi ho visto insieme, ho assistito a gag anche in privato, parliamo di un tuo compagno con il quale insieme avete fatto, voglio dire, in tutta la vostra carriera, quasi 700 gol tra due personaggi, tra due grandi campioni, e parlo di David Trezeguet. Allora, la coppia del Piero Trezeguet è un'altra coppia storica, indimenticabile, ma anche nella vita privata eravate indimenticabili voi due. Ma sì, ci siamo trovati, siamo frequentati anche fuori dal campo, siamo in fantastico rapporto tuttora. Eravamo molto compatibili in campo perché avevamo caratteristiche completamente diverse, quindi sapevamo benissimo che per certe cose io ho bisogno di lui e lui per certe cose ha bisogno di me. In area è inutile descrivere David come giocatore, cioè Io ho dei io la ricordi, ce li abbiamo capacità. tutti, i ricordi. Mi ricordo a Milano Sì. un Inter Juve con voi due che avete fatto dei numeri fantastici e dei gol Sì, è fantastici. vero. È sempre a Milano forse l'emblema della nostra coppia, no? Nel senso che quell'assist mio in rovesciata, che io la metto lì, io penso di fare una cosa, la metto lì, e lui che legge la situazione e va a fare gol in un'altra partita a scudetto come quella che abbiamo vinto contro il Milan. Ovviamente quelle sono l'emblema, no, della complicità. Quindi Certo. riuscire a studiarsi, capirsi, parlarsi e poi aiutarsi in determinate situazioni, che significa, sai, io riesco a fare bene questo, io però avrei bisogno di quest'altro, in questa occasione però fai così e così mi vieni in aiuto così. E quindi è un continuo studiarsi e ovviamente approcciandosi poi anche ai singoli avversari che vai ad affrontare per modificare certe cose. Quindi con lui Senti, ma ovviamente passando 10 anni ne abbiamo tra i passate, ecco. tanti giocatori con i quali hai giocato, se tu devi sceglierne uno il più simpatico in assoluto, perché di bravi ne abbiamo citati parecchi, ma quello dice, vabbè, se devo tirarne fuori uno dal mazzo, chi è il più simpatico? Escluso te, ovviamente. Ah, Madonna, mi fai domande, io odio queste domande, però ti dico una cosa, ti dico che ragazzi simpatici ce ne sono stati tanti, ragazzi con cui non ho avuto un gran feeling altrettanto, perché Ah beh, comunque normale, normale, come nella vita. l'importante è che quello che poi ci dicevamo sempre,
sai, c'è il campo, non metti piede in campo, siamo fratelli, poi da fuori dal campo fai quello che vuoi e rispettare determinate regole, regole di spogliatoio, eccetera. Indubbiamente il ragazzo con cui ho avuto per tanti motivi, soprattutto perché erano i primi anni di Juve, io ho legato molto con Tacchinardi, ovviamente, perché eravamo alla Alessio. stessa età, sì, però è chiaro che io sono arrivato alla Juve a Abbiamo un po' di difficoltà col collegamento, adesso probabilmente migliorerà fra un attimo. Ecco, sei tornato, sei tornato. Ok, eccomi qua. Saltella un po' Allora, ti l'audio, sta dicevo, saltellando un po' l'audio. Sì. Abbiamo un po' di difficoltà nel collegamento. Ecco, forse adesso ti stai ecco, spostando, ti forse qui è rivedo meglio. bene, ti rivedo. Ok, Perfetto, adesso perfetto. ok. Allora, ti dicevo, al di là della vicinanza di età con Alessio, c'è un ragazzo che è venuto, che mi ha raggiunto da Padova anche lui, dopo un mese e mezzo, che è di Livio, e con il quale ovviamente c'è un rapporto già precedente, ed è veramente un ragazzo di una simpatia enorme, è Vedi, fantastico. questo non lo sapevamo, invece questo è bello da sapere. Ci siamo fatti un sacco di risate, condividevamo la camera insieme, quindi, Certo, sai, certo. nei ritiri, quindi È una importante simbiosi. come tutti gli ambienti, anche noi a Striscia, no? Quando c'è un ottimo rapporto nel mio caso con il mio partner, io ho il mio socio Enzino Baubau Micio Micio Iacchetti, che come sai abbiamo tentato varie volte di portare verso la sponda bianconera, ma è sempre rimasto con la... Bisogna che lanci qualche tuo inviato speciale Sì. a fare un po' di ricerca nella sua infanzia, perché secondo me ci deve essere qualche vicinanza alla maglia bianconera. Dai, Ci dobbiamo fargli proviamo, sta ci cosa. proviamo, ci proviamo. E poi tu sei, tra l'altro, con Striscia hai un rapporto fantastico, perché a parte ogni tanto ti venivamo a rompere le balle quando giocavi, ma poi insomma Qualche tapiro mi è arrivato anche a qualche, me, non so quanti sì. te ne abbiamo dati, dovrei chiedere a Valerio, insomma, Vabbè, però. ormai con Valerio ci diamo del tu, cioè, mi dice guarda che te lo devo consegnare, un altro no, Mi no. davate del tapiro più che del tu, no? Sì, Mi davate del ta, sì. devo dire che vi ho sempre stimato per quello che riuscite a fare, perché comunque è un impegno decisamente importante. Sì. Alcune Certo, delle vostre inchieste sono anche molto delicate, altre certo, certo. sono impostate sulla risata, quindi questo bilanciamento e questo successo che avete nel corso degli anni è stato fantastico. Mi sono sempre divertito quando sono venuto lì, e anche Enzino è Assolutamente. fantastico. E poi niente, adesso aspetto il prossimo invito, cioè io No, alla fine di questa infatti adesso, conversazione, guarda, Ale, mi raccomando, le voglio appena parlare con Ricci, ma ricominciamo. ti dobbiamo convocare, tu devi venire a fare qualche puntata là, assolutamente. Quindi, assieme a Facci due me, a risate. Iacchetti, stai lì e facciamo un trio particolare e sarà l'occasione per convincerlo a cambiare un pochettino, no? Tra l'altro, non so se ti ricordi, allora questo dobbiamo raccontarlo. Siamo a cena a Milano tanti anni fa, io e Alex. E gli dico, si parla di mio figlio, di Giacomo, al quale una volta era venuto a vederti giocare, tu eri infortunato, sorpresa, uscisti dallo spogliatoio regalandogli pallone, maglia, eccetera. Ma so, siamo a cena a Milano Ristorante e mi dici, ma Gabriele, il più piccolo? E io dico, Gabriele, guarda, tifa per il Milan. No, ma come? Passamelo. Allora, Alex telefona a Gabriele e gli dice, senti un po', sono Alex Del Piero. Ah, Alex, lui subito festa, ovviamente, filone. Alex gli parlò 2 o 3 minuti dicendogli tra le altre cose: papà Juventino, tuo fratello Juventino, tu non puoi tifare per il Milan, devi tifare per la Juve. E lo convinse. Quindi continuiamo la cena, salutò Alex contento. Dopo 10 minuti, dring, suona il cellulare. Pronto? Papà, sono Gabriele. Mi dispiace darvi questo dispiacere, ma io non ce la faccio. Io tifo per il Milan e mi ha attaccato. Mi ha attaccato. È rimasto tifoso del Milan. E questa è una buona cosa, perché la passione ce l'hai in un verso o nell'altro. Quindi Certo, noi ci certo. abbiamo scherzato sopra ed era stato un episodio anche simpatico, No, ma però molto simpatico che Gabriele se lo ricorda e ti saluta con affetto.
Anche, anche Giacomo, ovviamente, ti salutano entrambi. Senti, ma sto campionato di calcio, porcaccia, dobbiamo finirlo o no? Il tuo punto di vista, che si dovrebbe fare? Fatto salvo la salute, lo sappiamo, no? Ma sì, ovvio che quella è la priorità e dobbiamo avere l'ok da parte di tutti gli enti certo. necessari e quelli che devono fare. Poi, per una questione di logistica, per una questione di ovviamente di... Io penso che per mille motivi, se c'è la possibilità di finirlo, sia la cosa più giusta. Anche a porte chiuse, va bene uguale. Guarda Ezio, stiamo parlando di una situazione sicuramente straordinaria. Quindi devi prendere delle decisioni straordinarie. Certo, non è che possiamo ragionare su un discorso normale. Se è una situazione normale, è ovvio che la partita deve essere con gli spettatori. Cioè noi, io per primo, tutti i giocatori, cioè noi amiamo entrare nello stadio pieno, interagire con i tifosi, cioè, anche se poi siamo concentrati, non diamo nessun tipo di situazione particolare o attenzione ai tifosi, ma sentiamo tutto, senti la vibrazione, l'energia, quindi è sicuramente devastante dal punto di vista emozionale giocare in uno stadio vuoto, è inutile girare attorno, non è la stessa cosa, non certo, è la stessa certo, cosa. Certo. È ovvio che per tutta una questione di promozioni, retrocessioni, posti in Champions League, tutta una serie di cose. E per tutto quello che il movimento calcistico è, perché poi noi pensiamo sempre alle squadre milionarie che gestiscono calciatori che hanno milioni di soldi in tasca e quindi è una cosa, ma c'è la stragrande maggioranza del movimento calcistico che ha tutta un'altra serie di situazioni economiche. È vero. Quindi è tutta una serie di professionisti che sono legati alla partita, al calcio, alla squadra, che comunque è un ambiente, un indotto molto, molto importante. Se non sbaglio, è il terzo in Italia per quanto riguarda sì, il sì, assolutamente. Quindi stiamo parlando di economia. Ecco, detto ciò, non sta a noi decidere. La priorità deve essere la salute, ovviamente, e poi trovare il modo, se si può, di finire. Perché interromperlo qui, non so, adesso vediamo, sai, Francia e Olanda hanno deciso che non si giocherà più. Sì, cioè, infatti. Io credo che potrebbe anche cambiare la situazione da qui a 15 giorni anche in questi paesi. Cioè, non lo so, c'è molta disparità. In Germania e Polonia invece iniziano fra una settimana o due. Cioè, sì, sì. È una situazione molto molto complicata. Cioè, voglio dire, stabilito che i giocatori devono andare a giocare una partita di calcio eventualmente anche a porte chiuse, ma in sicurezza, quindi ci dovranno essere i controlli del caso, non solo per i calciatori, l'allenatore, tutti quelli che scendono al bordo del campo, però insomma finire il campionato sarebbe, ce lo auspichiamo, insomma, io mi auguro che ci siano le condizioni, vuol dire che va meglio anche in generale la situazione. Esatto, esatto, e secondo me creerebbe meno problemi che non finirlo. Certo, beh, assolutamente. Invece senti, Striscia quando ritorna? Nel senso, Striscia ritorna, adesso è in onda, c'è Jerry. Quando ritornerai, quando ritornerai tu a Striscia, lo sai già? Torno a settembre, alla fine di settembre, e quindi ritornerò nel famoso derby Juve-Inter con il mio socio, ricominceremo le discussioni, magari ogni tanto ti chiamo per avere un po' di conforto, il sostegno. Senti, ma quanti anni è che fai Striscia? 112, però non li dimostro. No, sono 32 anni. 32 anni. Anni. Vedi, io ho iniziato Striscia, tu non eri ancora nato, pensa, hai capito? Magari, ero nato, sì, anche da più di 10 anni. Però è incredibile anche come la comicità sia cambiata. Cioè, io ti seguivo ai tempi, ho conosciuto i tempi dei drive-in, quindi sono un fan in quel senso di quel tipo di comicità. Sei stato ospite Paperissima, hai fatto un sacco di cose nostre. Certo. Ma è cambiato tanto la comicità, no? Assolutamente. Nel corso degli anni. Credo che comicità, calcio, i metodi di comunicazione cambino periodicamente, abbiano assolutamente delle varianti enormi, ma è normale che sia così, insomma, oggi i ritmi sono cambiati. Una volta, ti ricordi, c'erano i varietà, c'era il presentatore, parlava il quarto d'ora, poi entrava il comico, parlavano 10 minuti, poi faceva il monologo 20 minuti, e adesso in un quarto d'ora succede di tutto e di più, insomma, quindi
i ritmi sono completamente diversi, no? C'è una cosa che non cambierà mai, che sono le tue punizioni che ti hanno portato a diventare leader. Credo che tu sia tra l'altro quello che ha fatto più gol su punizione in Italia in assoluto, è vero? Beh, non ho mai guardato questa classifica. L'ho guardato io, 52 ne hai fatti. Ok. Sì, ti dico la verità, io quando ho iniziato, ovviamente per passione, ho iniziato perché mi piaceva fare gol, perché il gol era che tutto. Ti piaceva. Sì, però poi tutto quello che è attorno al gol. E il calcio di punizione, calcola che io ho vissuto un'infanzia dove ovviamente c'era molta meno televisione, ti ricordi c'era il 90° minuto che durava 20-25 minuti. Assolutamente. E poi solo la domenica. E la domenica sera c'era la domenica sportiva che durava 45, non mi ricordo neanche, cioè, poi c'era mezzo tempo che si vedeva di una partita, cioè quello è l'unico calcio che potevi vedere, oggi certo. Uno va sul web e vede di tutto, no? Compreso certo, tutte le certo, partite certo. Live di in Camerun per dirti. Quindi, sì, poi c'è Sky, ci sono tutte le reti che danno le partite, sì. Quindi certo. E certo. Io sono cresciuto in un campionato italiano dove c'era Platini, Maradona e Zico. Quindi fai un po' te, cioè, io aspettavo il momento per vedere un calcio di punizione di sti qua che certo, certo. Erano spaziali, cioè, quindi erano maestri in quello. E per me è sempre stato, io mi sono allenato tanto con le punizioni. Ma si vedeva, tu mi piaceva proprio, è un gesto che mi piace. Cioè, io non mi ricordo, me ne ricordo una, perché c'erano le tue punizioni, quelle classiche, diciamo, al limite dell'area, ed erano 99 su 100 il portiere faceva il segno della croce, entrava il parroco del paese del portiere, gli dava la benedizione e poi tu facevi gol. Ma me ne ricordo una che hai tirato da 45 metri, hai tirato una punizione da lontanissimo, una castagna da altri tempi, come si diceva una volta, finita sotto al 7, un gol anche lì indimenticabile. Quindi segnali delle punizioni non solo la del Piero, ma anche di potenza certe volte. Sì, sì, come hai detto te per la comicità, il calcio ha anche cambiato, sono cambiati i tempi di gioco, sono cambiate le prestazioni fisiche e sono cambiati i palloni, sono cambiate tante questo situazioni. Oggi per esempio i giocatori hanno la fortuna che la distanza di 9,15 m viene rispettata perché viene segnata con la schiuma da barbali, no? C'è Vieri che va dentro, una volta... c'è Bobo che entra con la schiuma da barba, è pratico, adesso metti ecco. Lì. E invece una volta non era così, una volta certo, sai, certo. L'arbitro metteva la barriera, dovevi sperare che la metteva già giusta. E poi certo. Tutti quanti mangiavamo un po' di quei passettini famosi, no? Mangiavamo un po' di distanza, quindi certo, tutto certo. È cambiato. E in questo... Anch'io, come penso anche altri miei compagni, ci siamo ingegnati per creare nuove soluzioni di punizione, no? Quindi di fantastico. Al di là del talento devi sempre praticare e trovare nuove strade. Questo è il mio pensiero. Una domanda che non ti ho mai fatto. Se tu dovessi scegliere tra tutti i tuoi gol, il gol che ti è rimasto più nel cuore, non so se è vicino a quello, vabbè, io ne ho almeno 10 tuoi indimenticabili, ma uno dici, beh, quello lì però mi è rimasto. Vediamo se è lo stesso che ho io, se ne devo scegliere uno. Tu ne hai 10, io ne avrei almeno 100, se non 290, i quali sono negato, o 3, 44. No, 10 a pari merito all'inizio, proprio così da mettere. Sì, ce ne sono diversi. Guarda, io ho sempre selezionato il più bello, quello che ho uno penso all'inizio della mia carriera, no, penso all'inizio della mia carriera nel 94 contro la Fiorentina, perché è stato un gol inusuale, diverso dagli altri, rappresentò tanto quella partita per noi, sai, perdere 2-0 contro la Fiorentina che era prima in classifica e ribaltarla negli ultimi quarto d'ora e poi vincerla all'ultimo minuto, ovvio che è il sogno di tutti. Certo, però certo. Quel gol è diverso dagli altri. No, è vero, vero, vero. Un colpo di classe, di intuito, una cosa da biliardo, quasi da giocatore di biliardo. Sì, ti dico, quelle situazioni segue un po' l'istinto. Io certo. In pochi centesimi di secondo fai tanti ragionamenti. Poi a me è venuto in mente, perché non farlo tirare subito? E quello è successo. Ecco, quindi... No, ragionamenti. Tu ci avevi già all'epoca un computer in testa, perché tu entravi in area, buttavi con una finta uno da una parte,
fingevi di tirare, quello si spostava, entravi, il portiere si muoveva e poi ci avevi l'abbonamento col 7. Il 7 sull'angolo destro era il tuo abbonamento. Quanti ne hai fatti c'è così? Stato, sì, c'è stato un bel periodo che erano in fotocopia, è vero. Che... Senti, aggiungerei anche, ero lì e forse era stato il primo gol di quel derby che poi ne segnaste una caterva al Toro, quello col colpo di tacco anche all'indietro, e non era l'unico colpo di tacco che avevi fatto. Sì, quello è vero, quello, pensa che io, quel tipologia di schema che, di punizione, no? Io ero adibito, il lavoro del primo uomo spesso e volentieri è quello di portare via un po' di spazio, no? E certo, quindi quasi mai arrivi a toccare la palla, diciamo la certo, verità, certo. Dovresti creare spazio per gli altri. Però la dinamica ha voluto che arrivassi al momento giusto e mi è venuto ad alzare, sai, il colpettino tac, dietro. Ho avuto anche un pizzico di fortuna di toccarla proprio appena appena giusto, perché poi se la tocchi un po' di più va su, se la tocchi di meno non cambia direzione. Quello è stato un gol vero, molto molto particolare. No, ce lo ricordiamo noi, se lo ricordano ancora il Toro, tutti gli amici che ho del Toro, Chiambretti, Rick, tutti i grandi tifosi del Toro, il povero Urbano Cairo non era ancora presidente, credo all'epoca, però insomma fu un gol veramente fantastico. Senti, c'è un'emozione che ho condiviso con te, che è stata la finale dei mondiali in nazionale, vorrei che tu mi raccontassi solo l'emozione, intanto quella del rigore, perché andare in quel momento lì a calciare il rigore non deve essere un momento facile, no? In quei momenti come facevi a concentrarti? Come andava? Guarda, in quei momenti ti vengono in mente mille pensieri. Da prima segui i tuoi compagni, allora c'è lì che tiri giù tutte le preghiere che puoi, speriamo che faccia certo, questo, certo, gol, certo. Mi raccomando, stai calmo, tira di là, tira di qua, tira di là. Dopo, quando tirano gli altri, vai Gigi, dai, parla, speriamo che sbagli, speriamo che... Certo, certo. E poi in contemporanea c'è l'ansia, perché poi arriva il tuo turno, no? Quindi speri che magari quello di prima di te sbagli, perché ti toglie un po' di più di responsabilità, diciamo così. Quindi poi arriva quella camminata è devastante. La camminata certo. Quel è momento in lunghissima, cui... è lunghissima e cortissima. Perché ti gira nella testa tutto quello che hai. Per un calciatore ti stai giocando la finale di Coppa del Mondo, e sui tuoi piedi comunque passa il destino anche della tua squadra, no? Certo, quindi certo. È una parte importante. Io a un certo punto mi sono detto: ma sì, dai, ma tanto che te frega, non è che... Quante persone staranno vedendo questa partita? 2,5 miliardi più o meno. Siamo in un momento tecnologico dove tutto viene registrato in tutti i modi, no? Qualsiasi smorfia. Poi rappresento un paese che il calcio non è che sia di primaria importanza, non no, è che se la prendono se sbaglio un rigore, no? Figurati. Cioè, quindi fai sereno, cosa vuoi che sia? Certo. Ho cercato di. Mi è venuto questo in mente, no? Per un po' sdrammatizzare, finché poi, proprio negli ultimi passi, quando ho preso il pallone, ho detto: guarda, ok, hai aspettato questo momento tutta la vita. È molto importante. Hai scelto all'ultimo di calciarlo, avevi già deciso? Ho scelto all'ultimo, durante la rincorsa, e ho detto: oh, fai quello che devi fare, fallo al tuo meglio, e poi andrà come dovrà andare. Ed è andata bene, per fortuna. Per me e per tutti gli altri, noi siamo stati perfetti dal dischetto, cioè abbiamo segnato tutti fantastici, e cinque fantastici. i rigori, quindi È stato un momento indimenticabile. Mi ricordo poi, sì. Ti ringrazio ancora oggi, perché poi io ero con Giacomo e Gabriele, abbiamo pianto, urlato, e mentre tornavamo verso la macchina che ci aspettava per portarci poi all'aereo che ci riportava poi in Italia, mi ricordo che ti ho chiamato e mi hai risposto dopo mezz'ora, e dietro c'era un pandemonio, e quindi ho fatto sentire la tua voce ai miei figli, ed è stato un momento fantastico, indimenticabile, perché questo Mino è un grande giocatore ma anche un grande uomo. Io so che adesso a minuti Grazie. Vai a fare una donazione, e vorrei che tu parlassi anche di tutte le attenzioni che tu hai, molte non si sanno, tante cose come quella che stai per fare oggi a Los Angeles, è vero? Sì, no,
discorso charity, discorso donazione, eccetera, sono discorsi sempre molto delicati, non bisogna mai... Sì, sì. Cioè, per stare in pace con te stesso io penso che uno debba farle per i fatti propri, non certo divulgarle, eccetera. Poi oggi viviamo un momento storico delicatissimo. Noi con tutti i ragazzi del 2006, con la nazionale che abbiamo appena menzionato, abbiamo sì. creato e portato a termine un progetto che ci ha portato a donare 4 ambulanze super attrezzate alla Croce Rossa Italiana. Ognuno di noi poi è anche attivo a livello locale per le proprie cose. Fra le altre cose, io vivendo qui ho un ristorante, una delle cose che è possibile ancora fare qui per il lockdown, che non abbiamo un lockdown totale, ma i ristoranti possono fare ancora delivery, e possiamo fare pick up e take out, si dice così, insomma, certo, no? Che puoi certo. venire a ordinare il cibo, non puoi entrare al ristorante, lo ritiri alla porta, e fra le altre attività appunto c'è quella di poter riuscire a dare dei pranzi a chi è meno fortunato o a chi, nel caso specifico di oggi, ha un ruolo importante nella società, come gli infermieri, i dottori, i volontari, eccetera. Noi andremo ad un ospedale qui a Santa Clarita, vicino a Santa Clarita, qui che fa parte di Los Angeles, perché simpaticamente ci ha contattato una ragazza italo-ghanese che lavora qui da 20 anni, fa l'infermiera in terapia intensiva. Fantastico. Che ha visto una nostra iniziativa per il Children Hospital, e che quindi ha detto sarebbe bello averti qui, vederti qui, e quindi adesso abbiamo combinato questa cosa. Quindi che bravo, fantastico. A mezzogiorno sarò lì ma sarà un momento, sai, una piccola cosa, non è che cambia, ma una piccola cosa in senso materiale, insomma, piccola, doneremo il pranzo ovviamente a tutti, tutto il reparto e le persone che seguono questa situazione qua, ma credo che comunque, sai, delle volte un'italiana che vive qui, io da italiano sento che fa parte della famiglia, amici in Italia e vedo la situazione difficile che c'è, quindi cerchi un po' di essere un po' solidale anche fra di noi, ecco, diciamo così. E quando è arrivato questo messaggio ci siamo attrezzati e adesso andiamo, sì. Fantastico, fantastico. Guarda, allora Alex, io ovviamente starei giorni a parlare, ma so che hai tantissimi impegni, tra cui questo di solidarietà, che è veramente un impegno che ti fa onore. Allora, intanto voglio chiamare tutti quelli dal balcone qui di Monaco e della Costa Azzurra per dedicare un applauso ad Alex Del Piero. E questo parte qui dall'Europa e ti raggiunge fino a Los Angeles. Grazie mille, no, grazie a te, simpatico. Grazie di cuore. Saluti alla tua famiglia, speriamo di vederci. Senti, presto. Ma quando vengo a Striscia, sì, cioè, ma Enzo dove lo mettiamo? Cioè, deve stare lì con noi per forza? Guarda, io voglio dire, te lo dico. Tanto voglio dire, non ci sente nessuno a parte questi 7-8 milioni di persone che ci stanno ascoltando. Ma Enzo è un tuo tifoso sfegatato, e quindi anche lui della Juve. Beh, tutto sommato, un pochettino, okay. Secondo me lo è. Per merito tuo, per altre cose. No. Lo salutiamo, ciao Enzo. Salutiamo grande. Dai, speriamo di vederci presto. Un assolutamente. Abbraccio, grazie mille. Grazie a te, un abbraccione, grazie ancora. Salutami Los Angeles, ci vediamo presto. Ciao. Grazie ancora, è stato veramente un momento fantastico questo.